Prima Fila Magazine. Oggi parliamo di danza perché torna una manifestazione molto amata in città. Siamo arrivati alla 25esima edizione Danza Urbana dall'1 settembre fino al 5. Massimo Carosi, raccontaci dove, come e quando, perché non c'è solo il centro. Proprio questa è una delle caratteristiche di Danza Urbana, quella di spaziare in luoghi che non sono quelli più noti alle volte. Sì, come 25esima edizione abbiamo scelto di dislocarci in diversi luoghi della città. Partiamo da Dumbo, che è lo spazio di oggetto di rigenerazione urbana, l'ex scalo Ravone della Ferrovie, e si trova in via Caserini. Lì inizieremo le prime due giornate del festival, svolgeremo le prime due giornate per trasferirci poi nel cuore della città in Palazzo Renzo il 3 di settembre. Poi avremo altri appuntamenti nel giorno seguente al Chiostro di San Martino e all'ex chiesa di San Mattia, per poi avere un appuntamento un po' più decentrato in quartiere San Donato al Giardini Parker Lennon e poi concludere nella zona, diciamo, della Manifattura delle Arti, quindi di fronte alla Cineteca in Piazzetta Anna Magnani, e poi al Giardino del Cavatticcio con la proiezione di alla Kogan Merce Cunningham in collaborazione e condivisione con Gender Bender, Shea e Z Festival. Una delle caratteristiche interessanti di questa edizione, ma in realtà di molte delle tutte delle edizioni di Danza Urbana, è l'intergenerazionalità, cioè ci sono danzatori che arrivano da diversi luoghi, ambienti, culture e diverse, che hanno diverse età, sono di diverse generazioni. Sì, cerchiamo sempre di offrire al pubblico uno sguardo a 360 gradi sulla scena contemporanea italiana, e quindi abbiamo la presenza di grandi maestri della danza come Virgilio Sieni, Enzo Cosimi, Cristina Cristal Rizzo, e compagnie emergenti, penso a Collettivo Cinetico e Nicola Galli, e giovanissimi autori che ogni anno sono presenti al nostro festival. Questo proprio per offrire uno sguardo quanto più complesso e articolato sul panorama italiano della danza. Chiudiamo con due note tecniche. La prima, il sito danzaurbana.eu per tutto il programma e maggiori informazioni, naturalmente anche sul nostro bolognateatro.it ci saranno le informazioni. Siamo in un periodo di pandemia, anche se gli ingressi sono gratuiti. Sono gratuiti? Allora, 8 spettacoli sono gratuiti, invece ci sono 4 titoli che sono a pagamento. In tutti i casi bisogna prenotarsi perché i posti sono contingentati, quindi con un po' di pazienza aprite il sito internet, prenotate il vostro posto e così sarete certi di poter assistere agli spettacoli. Massimo, grazie. Grazie a voi, grazie.